Lasciato l'atrio di Salita San Francesco alle mie spalle, raggiungiamo il salone del colonnato. Era una corte aperta ed era la seconda corte aperta. La terza si trovava esattamente di fronte a me ed era un giardino, quindi originariamente Palazzo della Meridiana aveva tre cortili aperte. Il salone del colonnato è stato chiuso con questa grossa vetrata ai primi del Novecento da Gino Copedè quando fece il grosso intervento per la famiglia Mackenzie. Originariamente diceva era una corte aperta, quindi l'acqua piovana filtrava, cioè scendeva dall'alto e veniva convogliata in questa che era una cisterna e poi con un sistema di distribuzione dell'acqua veniva distribuita l'acqua all'interno del palazzo. E proprio perché era una corte aperta, anche il pavimento del salone del colonnato è un pavimento in ardesia a spacco, proprio perché in caso di pioggia non si scivolava camminandoci sopra. Durante la Prima Guerra Mondiale è stato anche ospedale militare e a ricordo di questo alle pareti del Salone del Colonnato è stata apposta una targa in ricordo del figlio primogenito di Ivan Mackenzie che durante la Prima Guerra Mondiale morì e quindi il padre in ricordo del figlio decise di attrezzare alcuni saloni del palazzo proprio con questa funzione sociale per curare i colleghi del figlio colpiti durante la guerra. Una delle curiosità che io spesso racconto ai visitatori che vengono a Palazzo della Meridiana è di osservare attentamente i quattro lati delle colonne. E quello di fronte a me, lato verso Piazza della Meridiana, lato sud, ha delle colonne molto più grosse rispetto ai tre lati intorno a me e dietro, proprio perché anche al piano superiore il palazzo aveva su tre lati una corte aperta e invece il lato con le colonne più grosse dovevano sostenere la muratura del salone del cambiaso al piano superiore, che era il salone principale del palazzo, che poi vedremo successivamente. Palazzo della Meridiana, l'ho detto anche prima, è uno dei Palazzi dei Rolli e il concetto dei Palazzi dei Rolli che accoglievano viandanti, principi, re o semplici mercanti viene riproposto anche oggi con la nuova funzione che ha Palazzo della Meridiana dopo il restauro ultimato nel 2010. Infatti dietro a quelle porte di legno realizzate da Copedè ci sono degli spazi espositivi, quindi a Palazzo della Meridiana oltre a eventi, matrimoni, presentazioni di libri, ci sono anche degli spazi dove vengono attrezzati delle mostre. Ma ora vorrei accompagnarvi al piano superiore per vedere il Salone del Cambiaso.